Ciao da Avsim! Che rendimento ha avuto Miralem Pjanic nella Juventus tra tutte le competizioni nella stagione 2019-2020 fino all'interruzione? Parliamone in questo video in cui andrò ad analizzare le sue prestazioni anche sulla base di dati che sono forniti dal portale FBref. Dati molto accurati che, vi anticipo, non mostrano un Pjanic brillante. Molte delle sensazioni che probabilmente tanti di noi abbiamo avuto nel vedere Pjanic in questa stagione sono proprio confermate dai numeri, e sono numeri assolutamente contestualizzati, quindi da prendere in considerazione, attendibili, non numeri a caso. Tanto vale per la fase di costruzione quanto vale per la fase di recupero palla, quindi la fase difensiva attiva da parte di Miralem Pjanic. Insomma, è un Pjanic che non spicca veramente in nulla, ma davvero in nulla, nell'ambito dell'ecosistema Juventus. Non vado a fare un paragone tra Pjanic e altri centrocampisti europei, perché lì effettivamente potrebbero risultare anche dati decontestualizzati, visto che l'approccio tattico delle varie squadre è differente, ma mi limito appunto ad analizzarlo nel contesto Juve, dove comunque possiamo avere un'ottima visuale delle sue prestazioni e del suo rendimento. Pjanic, che tra l'altro ha compiuto 30 anni lo scorso 2 di aprile, si parla di una sua cessione, molti la auspicano, me compreso, e però onestamente bisogna vedere se un giocatore con le caratteristiche che ha mostrato e le qualità che appunto ha offerto in questa stagione può essere ancora appetibile all'esterno. Partiamo con la fase di costruzione, quindi vediamo ad esempio la precisione dei passaggi, perché si dice sempre che Pjanic sia precisissimo nella costruzione del gioco. Bene, non è così, perché Pjanic non solo non è primo per percentuale di precisione dei passaggi tra tutti i giocatori della Juventus, non è neanche primo tra i centrocampisti, ma in particolare tra tutti i giocatori è decimo, quindi non è neanche sul podio o nelle prime posizioni, decimo con 87,1% di precisione dei passaggi in media su 90 minuti tra tutte le competizioni. Davanti a lui ci sono Bentancur con 88,4 e ancor meglio Rabiot con 88,9. Giocatori non tanto Bentancur, ma magari Rabiot, spesso criticati, e invece vedete che su qualcosa, e non solo su questo, prevalgono su Pjanic. Pjanic che d'altra parte, per quanto riguarda la tipologia di passaggi, andiamo a vedere in che cosa poi è più bravo che in altro, per quanto riguarda la lunghezza appunto dei passaggi che va a effettuare. Per i passaggi corti a meno di 5 metri Pjanic è molto impreciso ed è decimo in classifica con il 51,4%. Per i passaggi invece di media lunghezza tra i 5 e i 20 metri, Pjanic è ottavo nella Juventus col 93,4%, percentuale alta, ma vedete è distante dalla vetta della classifica. Addirittura per i passaggi più lunghi, oltre i 20 metri, Pjanic sprofonda in sedicesima posizione con 70,8% di precisione, un dato assolutamente scadente. D'altra parte, per quanto riguarda invece gli assist, o meglio gli assist potenziali, cioè gli expected assist in media su 90 minuti, anche in questo caso Pjanic è in posizione assolutamente relegata, dodicesimo tra tutti i giocatori della Juventus con solo 0,09 x assist, addirittura dietro il tanto deprecato Bernardeschi che ha 0,15 e addirittura Emre Can che fa registrare 0,17. Questo, tra l'altro, riguarda anche un aspetto in cui Pjanic è sicuramente predominante, e cioè i passaggi su punizione. In realtà Pjanic tira tantissime punizioni, ma tenendo conto anche dei calci di punizione in tutto il campo, quindi anche quelli che si battono rapidamente o in difesa, e quindi comunque considerando anche gli altri calciatori, è primissimo per numero di passaggi in media su 90 minuti da calcio di punizione, 4,34. Il problema è che da questi calci di punizione non si ottiene nulla, anzi, per la precisione, è quarto Pjanic per key passes da calcio di punizione, cioè per tiri che scaturiscono da un suo calcio di punizione, 0,45 in media, quindi vedete, su 4 passaggi 0,45 diventano praticamente dei tiri. Ma poi non si registrano assist, cioè Pjanic fa registrare assolutamente 0 assist da palla inattiva, che sia punizione o che sia corner. E io questa sensazione l'avevo avuta lampante guardando le partite. Cioè mi è parso chiaro come Pjanic fosse assolutamente innocuo sui corner e sui calci di punizione. Non riusciamo a cavarne nulla quando tira lui, quando passa, quando crossa, perché non riesce mai appunto a fornire un vero e proprio assist. Non riusciamo a segnare quando è lui a battere il calcio da fermo. Non solo però nel calcio da fermo, perché poi se andiamo a vedere in generale, Pjanic è ultimo
tra coloro che hanno fornito assist in qualunque competizione tra i giocatori della Juventus per numero di assist in media su 90 minuti, 0,07. Dietro di lui c'è il vuoto, cioè chi sta dietro Pjanic e chi non ha mai fatto assist. Quindi tra tutti quelli che hanno fatto assist, Pjanic è ultimo con solo 0,07 assist in media su 90 minuti. E inoltre anche per quanto riguarda i key passes, cioè i passaggi che portano al tiro, in media su 90 minuti sono 1,10 e anche su questo è relegato perché è in dodicesima posizione, nonostante sia il primo Pjanic per passaggi verso il terzo offensivo. Quindi comunque è uno che costruisce gioco, ben 6,62 passaggi in media su 90 minuti verso il terzo offensivo ed è veramente primissimo in classifica tra i giocatori della Juventus. Però evidentemente sono passaggi poco precisi, come abbiamo visto prima, perché se fai così tanti passaggi ma non riesci a fare abbastanza assist e neanche abbastanza keep assist, vuol dire che sono passaggi un po' nel vuoto. E tra l'altro sta posizionato bene anche per quanto riguarda i filtranti, che vanno un po' di pari passo con i passaggi progressivi, con i passaggi verso il terzo offensivo, perché è terzo con ben 0,24 passaggi filtranti ogni 90 minuti. Si dice tanto che Pjanic non faccia passaggi filtranti, non verticalizzi. Ebbene, verticalizza, ma non riesce ad essere realmente pericoloso. Mi direte, ma Pjanic gioca arretrato, quindi evidentemente questi dati sono caratterizzati, sono diciamo condizionati dal fatto che sta un po' più dietro. Bene, vediamo la sua fase difensiva. È quinto per passaggi sotto pressione. Non è tanto un fatto di recuperare il pallone, ma quanti passaggi riesce a fare Pjanic quando subisce la pressione degli avversari. È quinto, 10,8, ma meglio di lui troviamo sia Bentancur 11,1, sia Rabiot 11,2, che addirittura Ramsey con 11,8. Venendo invece proprio alla fase di difesa attiva, quindi il recupero del pallone, Pjanic è sesto per contrasti vinti su 90 minuti come numero assoluto, 1,28, ma è ultimo come percentuale di contrasti vinti su contrasti tentati tra tutti gli altri centrocampisti, attenzione, non in tutta la rosa ma tra i centrocampisti, con il 67%. Praticamente peggio di Matuidi 69, di Ramsey 79, di Khedira 78, di Bentancur 80% e di Rabiot che è il migliore con l'84%. I migliori sono Bentancur e Rabiot nel recupero palla. Poi ci sarebbe Emre Can col 40%, ma possiamo anche non considerarlo visto che non c'è più nella Juve. Ma se non è ultimo Pjanic è quantomeno penultimo, dietro addirittura Matuidi e Khedira. Poi per quanto riguarda i contrasti su dribbling è dodicesimo con solo il 30,6% di riuscita di contrasti quando subisce un dribbling e d'altra parte è quarto e quindi sta posizionato molto male per maggior numero di dribbling subiti in media su 90 minuti, cioè 1,48. Meglio di lui Ramsey 1,31, Bentancur 1,25 e Rabiot 1,10. Quindi anche in questo caso Pjanic non solo non è il migliore tra i giocatori, ma non è neanche il migliore tra i centrocampisti per quanto riguarda nello specifico il fatto di subire i dribbling. E ultimo dato e chiudiamo, Pjanic è 17esimo per percentuale di riuscita degli interventi in pressing per il recupero palla tra tutti i giocatori della Juventus con il 25,2% ed è peggiore come dato rispetto a tutti gli altri centrocampisti. Questi sono i dati approfonditi sul rendimento di Pjanic in questa stagione, fatemi sapere nei commenti come la pensate, mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!